In qualità di consigliere comunale di Cosenza, ieri era regolarmente in municipio per partecipare ad alcune sedute di commissione. Ma nel giro di pochi minuti è emerso che nei giorni scorsi era stato a Rimini per un incontro sui rifiuti organizzato dall'ANCI, di cui è componente. A sorprendere è stato il comportamento dei segretari delle commissioni consiliari che hanno disertato le sedute. Un fuggi-fuggi incredibile, come l'ha vissuto? Ma guardi, per quanto riguarda le commissioni, per quanto riguarda ieri mattina, poi si sono svolte regolarmente. Per quanto riguarda questo trasferimento da Cosenza a Roma e da Roma a Rimini, ha effettuato un regolare trasferimento in base al DCPM che stabilisce la libertà di circolazione di ognuno di noi. Quindi c'è solo e soltanto tantissimo allarme. C'è questo allarmismo che c'è non soltanto da noi in Cosenza città, ma in Calabria, ma in su tutto il territorio nazionale. La sorprende quindi questo clima di psicosi generale e quali sono le soluzioni per appianarlo? Io sono d'accordo con il presidente nazionale ANCI quando dice che bisogna seguire in prima linea i sindaci e poi i relativi amministratori, di seguire attentamente le indicazioni che arrivano dagli esperti. In poche parole, in Italia c'è un DCPM nazionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha emanato un primo decreto a febbraio e un secondo decreto a marzo. Poi c'è il profilo regionali che è nelle mani del Presidente della Giunta regionale pro tempore di competenza territoriale e in più poi ci sono i tavoli locali presieduti dal prefetto e dalla task force provinciale dell'asta di competenza. Quindi questi sono i soggetti diretti e i soggetti che devono intervenire. Quindi non penso che un giornalista, non per discreditare la categoria di giornalisti che io stimo tantissimo, indistintamente tutti, però non penso che un giornalista abbia competenze sotto il profilo medico, sotto il profilo di protezione civile, sotto il profilo di dare una linea di indirizzo per quanto riguarda quello che è la problematica di oggi.